Istituto Zooprofilattico. Contrarietà alla diga in Valsessera. Associazioni del volontariato. Il consiglio resta a Palazzo Lascari. 7 giorni in consiglio. In apertura della seduta del 30 settembre il Consiglio regionale ha ricordato Giovanni Furia, consigliere nella prima legislatura, recentemente scomparso. L'Assemblea ha poi approvato la legge che riforma l'Istituto Zooprofilattico. La proposta di deliberazione che individua le associazioni per il Comitato del Volontariato e ha chiuso la seduta antimeridiana dopo l'ampio dibattito sull'ordine del giorno, respinto, di solidarietà ai lavoratori della cooperativa REAR, presentato dal Movimento 5 Stelle. In apertura di seduta pomeridiana il Consiglio ha espresso contrarietà al progetto della diga in Valsessera e ha approvato 3 documenti di indirizzo, rispettivamente sul riutilizzo sociale del castello di Miasino, sulla figura degli odontotecnici e sulla trasparenza dei fondi dei gruppi. In primo piano. Diminuire il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, aprire l'attività anche a enti esterni e nominare al più presto il garante regionale per i diritti degli animali. E quanto prevedono rispettivamente la legge e l'ordine del giorno, approvati il 30 settembre dal Consiglio regionale. La discussione di 2 ordini del giorno sul progetto di una nuova diga sul fiume Sessere in provincia di Biella ha aperto la seduta pomeridiana di martedì 30 settembre. Il Consiglio regionale ha espresso contrarietà al progetto, votando i 2 documenti proposti rispettivamente dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. Nella seduta del 30 settembre il Consiglio regionale ha individuato 4 associazioni per il Comitato regionale di gestione del Fondo speciale del volontariato. Si tratta di Orizzonti di Vita, Coordinamento regionale, Associazione Donatori Sangue, FIDAS, ASP, Associazione Nazionale Pubblica Assistenze, ANPAS e l'Associazione Volontari Ospedalieri, AVO. La Regione elaborerà un progetto per il riutilizzo sociale del castello di Miasino in provincia di Novara, bene confiscato alla mafia. Lo ha deciso l'Assemblea legislativa che ha approvato all'unanimità una mozione presentata da Domenico Rossi, Partito Democratico. Voto favorevole anche sull'ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle, che prevede la pubblicazione su internet delle spese dei gruppi consiliari e su 2 documenti proposti rispettivamente dal Partito Democratico e da Forza Italia per il riconoscimento del profilo professionale dell'odontotecnico. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Presidente Mauro Laus, ha formalmente deciso che la sede rimarrà a Palazzo Lascaris in via Alfieri 15. Le ragioni sono economiche. Nel nuovo grattacielo della Regione, in zona Lingotto, non ci sarebbe posto per uffici e gruppi e sarebbe necessario costruire una nuova palazzina. Insostenibile poi la vendita dell'attuale sede, lo storico edificio barocco, per i suoi vincoli architettonici.